Diciamo, il Consiglio Comunale era sicuramente un'occasione fattiva per discutere di argomenti che, di cui si discute quotidianamente anche all'interno della maggioranza o negli uffici del comune stesso. E quindi io avevo, diciamo, positivamente accolto quelle che erano le istanze dell'opposizione nell'affrontare temi che comunque toccano la quotidianità della nostra popolazione. Per la verità all'inizio si era anche cominciato a cercare di entrare nel merito di questi temi, e c'era a disposizione anche i tecnici del Comune di Forlì che hanno dato, credo, delle risposte esaustive rispetto ai problemi che comunque restano, non bisogna nascondersi sul fatto che esistono dei problemi atavici che attanagliano il nostro territorio, che ricordiamoci è comunque a diverse zone a rischio idrogeologico, come tutte le isole è interessata da fenomeni di erosione costanti. Quindi io credo che si stia cercando di approntare le soluzioni migliori, tenendo presente che quello che è emerso è anche la difficoltà burocratica che da sempre, diciamo, esiste e che secondo me negli ultimi anni è stata arricchita da una serie di ostacoli di lacci e laccioli che rendono ancora più difficile l'azione amministrativa. Quindi su questi argomenti credo che si potesse poi continuare in una discussione che poteva dare, arricchire invece, secondo me, visto che c'era anche la diretta televisiva, quindi arricchire l'opinione pubblica di una serie di spunti per rendere sempre più partecipe la popolazione su questi temi. Mi è dispiaciuta poi la deriva che ha preso il Consiglio Comunale, perché poi si è trasceso, come è capitato anche altre volte, su temi di natura personale, su denunce, cose che secondo me, visti i tempi che corrono, viste le difficoltà economiche che stanno subendo i nostri cittadini, le difficoltà sanitarie, secondo me erano del tutto superflue. L'ultima nota è quella del dispiacere mio personale, veramente il dispiacere personale, avere sentito in Consiglio Comunale che il consigliere Giovanni Mattera, di cui io nutro una stima e un affetto sicuramente per quello che è stata la nostra vicinanza durante questa, diciamo, il periodo trascorso di amministrazione, appunto, dicevo, il dispiacere di che lui si sia dichiarato indipendente da ora in poi, e che comunque rispetto a una serie di problematiche che lui ha rilevato ha ritenuto di non cercare di combatterle ancora dall'interno, tra virgolette, cioè cercare di approfondire il dialogo che in tutte le amministrazioni, anche in un momento di così grossa difficoltà che abbiamo all'esterno per i problemi che avevo detto prima, magari si poteva cercare di affrontarli insieme dall'interno, creando magari una maggiore compattezza nel gruppo. Quindi ha deciso invece di stare un attimo fuori da quello che è la vita amministrativa quotidiana della maggioranza, e come dicevo devo solo rispettare chiaramente la scelta del collega, e ribadisco il dispiacere, perché comunque certamente è una persona che poteva e può ancora chiaramente dare moltissimo alla vita amministrativa del nostro comune.